Nel frattempo si sono preparati qua dei vecchi amici che sono già venuti una volta nella mia trasmissione. Noi eravamo fieri quando sono venuti perché era veramente un grosso colpo, ma lo siamo altrettanto anche questa volta perché sono appena rientrati in Italia e stanno per iniziare questa tournée che faranno insieme ai Roman Holiday che abbiamo visto poc'anzi. Allora io direi di farli cantare subito e dopo ci avvicineremo a questo gruppo favoloso di cui sta parlando tutto il mondo, soprattutto grazie al suo incredibile personaggio che molti non sono ancora riusciti a capire se è maschio o femmina, Boy George. E questa sera chi lo sa che non ci riveli se è maschio o se è femmina. Comunque per intanto l'ascolteremo cantare ancora una volta in questa trasmissione ed è con vero piacere che Super Flash vi presenta il Culture Club. Allora amici ascoltatori, vi ricorderete che quando sono venuti da noi qualche mese fa eravamo un po' perplessi per l'abbigliamento di Boy George,
Però adesso lo rivediamo tanto volentieri, soprattutto perché sappiamo che è un gruppo che ha avuto tanto tanto successo. E mi hanno detto di chiedere se va sempre vestito così. Do you always wear this all the time? Well, I take it off when I go to bed. Ah, se lo toglie soltanto quando va a dormire e quando va al bagno. Ecco, questo è il fatto. When I'm washing, you know. Ho capito, quando si lava. Ecco, sentite, finalmente riusciamo a sentire la sua voce non solo come cantante. Actually. We have a new book and you can see me in many crazy styles. Much worse than this. Ho capito. Dice che hanno pubblicato un libro che, anzi, fra l'altro possiamo vederlo che cos'è. Ecco, mi hanno portato questo omaggio che sarebbe il libro dove si racconta la storia della vita di Boy George. Ecco, questo qua credo che è disponibile in giro, lo danno insieme al disco probabilmente. You get this together with the LP, I suppose. Oh, no, huh? No, free. No, you get a discount if you buy the album. I see, ok. Allora, questo è un omaggio particolare che mi fanno e questo è il loro nuovo 33 giri, che naturalmente farà tanto successo come per il primo. Ecco. Ecco, regalano il cappello, dicono, se comprate il disco. Però non so se sia vero, stai attento perché se poi non lo regalate i ragazzi protestano. Comunque, Boy George è veramente un personaggio incredibile. Un personaggio che avrebbe tante cose da raccontare. Pensate che cominciò a cantare quando aveva 15 anni. You started in show business when you were 15 years old, I think. Eh? Sort of, yeah, in street show business. Ecco. Out on the pavement, you know, not really earning any money, but trying as hard as possible to get attention, smacking in my head. Ecco, quindi ha fatto un po' tutti i mestieri quando cominciò a 15 anni, in scatolatore di frutta, tipografo, vetrinista, truccatore alla Royal Shakespeare Company e infine modello per la pubblicità e per la stampa. Tutti i lavori che ha fatto, ecco, però adesso finalmente realizza il suo grande desiderio di avere un gruppo che sta diventando veramente molto popolare. Io vorrei presentare uno per uno questi ragazzi. What is your name? Mikey. Mm-hmm. Mikey. Ecco, allora abbiamo Mikey. Mm-hmm. Poi qui abbiamo il giocatore di football, come si chiama? Juan. Ecco, poi abbiamo questo qui. Roy, ecco, questo qui è il gruppo che naturalmente faranno parlare tanto di sé durante la loro tournée. Oramai loro sono abituati a venire da noi ogni volta che vengono in Italia, ci auguriamo che verranno una prossima volta. This is the second time you are with us, yes, you remember? Yes, it's great, it's wonderful. Okay, so we're very happy to have you with us, so maybe you come back again another time, okay? Thank you. Allora, facciamo ancora un bel applauso per Boy George, per il Culture Club.